Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andrelink 91 e bentornati su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Duel City continua la lotta contro i Rare Hunters, oggi il maestro dei maghi. E vediamo questo maestro dei maghi chi è. Mentre il torneo di Battle City continuava, Marik apprese che le carte divinità egizie che stava cercando... Ah, che la carta divinità egizia che stava cercando era stata giocata. Obelisk il tormentatore è stato giocato? Sì. Proprio pochi minuti fa nel torneo di Battle City. Abbiamo identificato il proprietario della carta. Seto Kaiba. Ma certo. Come lo sapeva, signore? È molto semplice. Mia sorella Shizu cospira contro di me. Lei ha dato a Kaiba quella carta per fermarmi. Avrei dovuto saperlo che Shizu è dietro a questo torneo. Ha usato la sua collana del millennio per prevedere gli eventi di Battle City. Invia Arcana per eliminare Yugi Muto. Ah, ce l'ha con Yugi Muto, che poi sarei io alla fine. Più tardi, durante il torneo di Battle City, uno strano pagliaccio attirò Yugi in un covo segreto pieno di aggeggi pericolosi. Sì, anche questa parte è stata purtroppo censurata nell'anime, ma... Benvenuto, Yugi Muto! Io sono l'illusionista noto come Arcana e presto la tua carta preferita, Mago Nero duellerà per me! Solo un vero maestro delle illusioni merita di possedere un mago oscuro. Tu non potrai mai capire il suo vero potenziale. A volte mago nero, a volte mago oscuro. Decidetevi, forse, meglio? Basta, Arcana! So che deve essere difficile pensare che una delle tue carte preferite è nel mazzo di un altro duellante. Beh, ti sfido a un duello. Il vincitore avrà il mago nero del perdente. Perfetto, cominciamo. La carta mago nero di Arcana è bellissima. Ne ho una copia, giocabile, insomma, tornei. Se ancora si usa il mago nero, perché credo che sia proprio... una delle peggiori carte da utilizzare se non si ha un deck fatto apposta per evocare il mago nero. E si trovava nella collezione di tanti anni fa, insomma, 2016, è stata però ristampata, quindi potrebbe non essere poi tanto rara alla fine, So che si trovava anche in un pacchetto, o almeno questo è quello che ci ha detto un ragazzo che a scuola l'ha portata alle medie, quindi parlo di diversi anni fa, Allora, non mi ricordo se Maga Nera serviva a qualcosa in questo duello. Ah, nel cimitero, è vero. Allora, mandiamo Mago Nero al cimitero. Scarto una Maga Nera, scarto. È un po' particolare. Aspetta. È un po' particolare questa mano, Molto strana. Questa... Alfa, beta e gamma. La cosa normale che mi viene in mente ora è evocare Mago Nero. Perché ho cambiato idea. Voglio un attimino schiarirmi un attimo una cosa. Ci ho pensato molto a questa mano. Perché è molto molto brutta. O bella, dipende da come me la gioco. Calmati. Gardana in difesa. A questo punto. Sì, sì. Attivazione. Boom. Allora, boom, fermati. Se me la gioco bene, ragazzi, al prossimo turno evoco la maga nera. La finisco così. Vediamo un po'. Ok, ok, perfetto. Potrei a dire vero ancora aspettare, ad evocare la maga. Ma evoco la maga. Oh, no. No. Devo aspettare. Non posso permettere che lui evochi qualcosa che possa poi danneggiarmi. Devo aspettare. È vero che potrei mettere Gardana in attacco, ma... Mi aspetto. Va bene, la evoco. Forte. Ah, tra l'altro lei ha il seno molto più prosperoso nella versione giapponese della carta.
Ah, bene. Bene, ora inizia, eh. Ora inizia. Inizia. No. No. Uccello furtivo è una carta bruttissima. È una carta bruttissima, uccello furtivo. Deve morire male. Vabbè, è scoppiata male, infatti, va bene. Allora, se Arcana pesca una certa carta, può evocare il Mago Nero. Peccato. Peccato per lui. Insomma, voglio dire, ho vinto. Ma pensavo ci fosse stata più difficile. Si vede che non ha pescato le carte giuste. Alla fine non me la sono giocata troppo male. Anche la mano era buona se sai come gestirla. Non può essere, non c'è modo che tu mi abbia sconfitto, Yugi. Io sono il migliore mago che il mondo abbia mai conosciuto. Tu conti tutti i trucchi per vincere invece di avere fiducia e rispetto per il cuore delle carte. Arcana se n'è andato. Ci incontriamo di nuovo, piccolo Yugi. Sono sicuro che non abbia bisogno di introdurmi. Mostra la tua faccia, Marik, vigliacco! Io mi manifesterò quando è il momento giusto e non prima. Una volta che ottengo ciò che è mio, tu sai esattamente quello che voglio. Il potere illimitato dell'antico faraone, lo spirito che vive all'interno del tuo puzzle. Perché vuoi il potere del faraone? Perché il potere è il mio diritto. Una volta che l'avrò, sarò inarrestabile. Il mondo mi apparterrà e niente potrà intralciare il mio destino. Soprattutto te. Ah sì, ti fermerò, Marik. Va bene, se ne sei convinto. Premio carta? Mail infetta. Figo. Giocando con un parassita. Oh mio Dio, questa. Joy fu sfidato da Brukido Haga. Voglio fare un duello leale. Dai, andiamo. Ci sta, ma duelleremo per due carte di localizzazione. Sempre se ne hai ancora due. E però il problema è che nel nostro deck c'è il virus. C'è il virus. No, quel coso insetto parassita. Com'è che si chiamava? Però funziona molto diverso dall'anime. L'anime proprio gli dà un effetto uber. Invece quando poi vai a vedere la carta è... Ma che schifo questo effetto. E in effetti fa un po' schifo, è inutile. Ma noi abbiamo Jinzo. E non abbiamo giocato contro Esper Roba? Peccato. Volevo fare il sederino a stelle e strisce anche a quello. Peccato davvero. Ah, piccola guardia alata. Allora, la cosa normale sarebbe attaccata. Attaccare, no, attaccata. Quindi andiamo con i dadi. E lanciamo il dado. Più 4, ok. Ok. Non hai carte trappola, vero? Grande. Ragazzi, se al prossimo turno riesco a evocare Jinzo, proprio mi va di lusso. Sì, se solo avessi saputo ciò che mi aspettava. Jinzo richiede un tributo. Mettiamo una carta coperta. Vai, sacrifichiamo Spada dell'Alligator. Evochiamo Jinzo in attacco. E non puoi attivare le carte trappola. E se hai bozzolo dell'evoluzione? Calmi. Ma avrà messo la carta insetto parassita anche qui nel deck, no? Oddio, è un po' una perdita, però vabbè. Cioè l'ha fatto solo per evocare un... Solo no. Io sono uno che ha giocato a Yu-Gi-Oh! Per tanti anni della sua gioventù. E questo è stato l'errore più grande. Quindi, beh, mettiamola anche in difesa. All'effetto apposta. Apposta, vedi, fatto. Boh, non lo so. Questo, lui non sbruchi tu, Aga. Non sa che io sono pazzo e attacco
Quando posso. Garusis, Garusis. Oddio. Ce l'avrà. Sarà. Cioè. Vai, me la gioco tutta quanta in difesa ora. Come facciamo? Come la risolviamo? Ovviamente, ovviamente. Carità graziosa, vai. Dammi un mostro resuscitato, baby. Manca a pagarlo. Mandiamo via lo spadaccino e il guerriero da battaglia. Posiziono una carta trappola. E ne posiziono un'altra. Devo solo capire bene quando gioco. Non posso fare il dito medio, ma... Avrei voluto farlo perché ce n'ho due coperte, maledetto. Oh, ok, i miei mostri di tipo insetto non possono attaccare. Così quando evocherà la sua falena perfetta. Perché penso che la giocherà prima o poi. Allora se ne andrà a quel paese. Oh, bene, bene, bene. Se non pesco un mostro resuscitato o un drago nero, siamo in grossi guai. Per farla breve, il duello è andato avanti per ben 67 turni. Ho avuto un'occasione, ma per sbaglio ho attivato Predatore delle Tombe prima e quindi mi ha fregato il turno senza che io potessi fare nulla. E quello ha compromesso gli ultimi turni, che sono stati un completo disastro, in quanto non ho potuto fare nulla se non... Almeno avrò la soddisfazione di avergli fatto danno in qualche modo. Oh, questa è una cosa bellissima. 65 turni. Con il prossimo saranno 66, ma almeno un po' di soddisfazione. Ah, posso arrendermi con orgoglio, no? Fino alla fine. Fino alla fine. Prego, signor Brukido. Io al prossimo turno non potrò pescare. E lei ha vinto perché non ho più carte nel mio deck. Mamma mia. Ragazzi, ho appena fatto un duello di 67 turni. E... è stato tremendo. E la seconda prova, altri 39 turni. Yeee! Yeah! A sto punto uso il mio deck, perché quello di Joy fa schifo. Non riesco a pescare le carte giuste. Se pescassi Jinzo va bene, ma non riesco a pescarlo. Quindi gioco con le mie. Non ho neanche un tifone spaziale mistico. Una tempesta potente, per dire che c'era nei deck di Joy. Tempesta potente. Una volta. Una volta. Però c'era. E dai. Mi tocca sacrificare Breaker perché si è attivato l'effetto di Kisetai. Vabbè. Che bisogna fare? Già. E io faccio lo sacrifico per il tributo. Non vorrei farlo, ma devo attaccare per forza con lui, perché se ha il bozzolo... No. Ok, non ha altro in mano, quindi non può evocare nulla. Qualsiasi cosa pesca gli va male, perché io posso evocare al turno dopo e vincere. Forse avrei vinto anche col deck di Joy a questo giro, ma perché gli è capitata la mano brutta. Tutto qui. Sempre attaccare con lui, purtroppo. Ballo un po' a sapere che c'era il vermicello lì sotto. Quello debole. Ma, peccato, peccato. Vinceremo a quest'altro turno, allora. È andata molto, molto bene. Mi è andata di lusso perché non ha pescato carte buone. Sempre, ovviamente, vermicello lì sotto. Per sbaglio ho attivato la carta, ma vabbè, non fa nulla.
E vermicello, ok. Ti sconfiggo con un insetto, eh. Quale onta. Quale onta, Brukido, eh. Benvenuto nella città dei perdenti, Brukido. Popolazione 1. Tu. Io ho perso, io... Aspetta. Va bene, Brukido, dammi le tue carte. La carta insetto regina e due carte di localizzazione. Abbi pietà. Pietà? Avresti dovuto pensarci prima di aver deciso di imbrogliare. Ora, proprio come nel regno dei duellanti, sei fuori dal torneo. Ragazzi, io dico sul serio, vorrei giocare ancora, ma è un'ora che sto registrando e quel duello tre volte contro Brukido mi ha devastato. Quindi, magari forse caricherò di più, ma oggi già ho registrato altra roba, sto cotto. Quindi, mi dispiace. Per oggi termino qui, ragazzi. Quel duello mi ha proprio devastato. Io vi ringrazio per aver seguito il video. Spero che vi sia piaciuto e vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!